Benvenuti alle verità nascoste su Lion. Lion ha fatto una cosa, ha tolto tutte le nuvole nel cielo, le ha spazzate via come se niente fosse. Ora il cielo è sempre sereno e potrebbe essere una cosa buona, ma non va bene, perché c'è bisogno della pioggia, neve, grandine e tutto il resto. Devo rimediare. Le nuvole sono state messe in cantina, in centro, Cina centro. Bene, prendo il taxi. Taxi, devo andare in Cina! Sì, arrivo. Prendi il POS? Sì, certo. Ok, meno male, non avevo in contanti. I contanti li ho, ma volevo vedere se mi prendeva il POS. Tante ore dopo. Ok, siamo arrivati, sto aducendo monete interstellari. Va bene, pago con il POS. Ma dai, non mi faccio il POS, va, dammeli così a mano, no? E vabbè, tieniti le 200 monete interstellari e vabbè. Se vediamo. Ciao, ok, non ha preso il POS. Adesso sono in Cina, la cantina è proprio quella, vado con un soffiatore, quello per soffiare via le foglie e le sparpaglio in giro per il cielo. Ok, ho soffiato via tutte le nuvole e sono tornate a post. Quindi adesso è tutto risolto. No, aspettate, perché non posso dire l'ultima letter? Ma certo! Lion ha tolto le nuvole e ha spazzato via anche l'ultima lettera delle parole. Qua la situazione si fa dur. Vado da Lion e gli dico che deve smetterla. Ciao Lion, volevo dirti che non si può andare avanti così. Ridacci subito le letter. E ancora una volta? Anzi, questa volta non farò niente. Userò il mio pianoforte per sconfiggerti. È il tuo punto debole. Ah, il pianoforte! Non resisto al pianoforte! Lascerò solo a te le lettere, visto avvistato. Solo a te! Ok, io ho ripreso le lettere. Ma tutti gli altri? Cosa posso fare? Non posso fare niente! Lion al pianoforte! Lion mi ha sconfitto! Ho fatto una canzone su questo fatto e su Lion. Ascoltatene un pezzetto. Il piano, piano, in piano, canto piano e dopo impianto. Adesso Lion mi ha sconfitto, io come farò?